Ciao. Allora, questo è un video acquisti su Bol e un video acquisti alla Feltrinelli più due libri che una signora gentile mi ha regalato. Questa signora ogni tanto mi porta dei libri dalla sua libreria di casa, libri che magari lei ha già letto e siccome anche lei è una accanita lettrice, insomma, comincia ad accumularne tanti e decide, fortunatamente per me, di volersene liberare e quindi io prendo. In realtà i libri di questa signora sarebbero tre, ma mia sorella se ne è subito presa uno e quindi quando me lo ritorna lo inserirò in uno dei video. Mi sembra anche un libro interessante, però non ricordo bene il titolo adesso. Allora, per quanto riguarda gli acquisti alla Feltrinelli, sono stata sabato scorso, che se non sbaglio era il 29 di settembre, spero, alla Feltrinelli, dentro al centro commerciale, del paese qua dove abito, e ho avuto, un bellissimo incontro con Marina che su YouTube è De Puccetto 1 e anche lei fa video, parla di libri, insomma. Se riesco, grazie a mio marito, vi metto anche una nostra foto con gli acquisti fatti in libreria. Intanto ve li faccio vedere. Allora, io ho acquistato, ve li faccio vedere. Allora, io ho acquistato questo libro qua che è Le famiglie più malvagie della storia di Andrea Corsi e Daniela Ferro. Aspettate che ve lo faccio vedere. 6,90 euro della Newton Compton, in questo caso saggistica. È una carrellata sulle famiglie più malvagie della storia, perché qua si parla la dinastia di Giulio e Claudia, i Borgia, i Tudor, i fratelli Dalton, i Romanov, gli Hussein, il clan di Bin Laden, i Riina, e fino ad arrivare a Olindo e Rosa Bazzi. Non so se vedete, questo è il retro di copertina, spero di riuscire a. E mi incuriosiva e per 6,90 euro ho deciso di prenderlo. Poi, sempre con Marina, che risaluto, ho preso col 15% di sconto un libro di Simonetta Agnello Hornby, Bocca Murata. Per chi mi ha seguito, ho visto qualche mio video precedente, o comunque se non. Devo aver fatto un video, non lo ricordo più, su un altro libro che è La Mennulara di Simonetta Agnello Hornby, che è bellissimo, un libro stupendo, e ho fatto anche una recensione scritta per il sito di youbookers.it, quindi andate a vedere il sito di youbookers perché trovate tantissimi bravi recensionisti, molto più di me, però trovate anche me. Allora, Simonetta Agnello Hornby, Bocca Murata, edito Universale Economica Feltrinelli, prezzo di copertina 8 euro, non si vede, non si vede, non si vede. Vabbè, fidatevi, 8 euro col 15% di sconto. Vedete che qua c'è anche la fascetta con scritto a 10 anni dalla Mennulara, un'autrice da 1 milione di copie vendute. Confido che sia bello quanto La Mennulara. Poi, insieme a questi due libri qui, con 3,90 euro in più, mi è venuto questo mega librone, Cioccolato per tutti i gusti, che ha preso anche De Puccetto 1. Naturalmente non potevamo esimerci dall'acquisto, ed è naturalmente un libro con, aspettate, le ricette e un sacco di foto di dolci, naturalmente tutti a base di cioccolato. Non so se vedete queste belle foto. E siccome mio figlio più grande adora il cioccolato,
E comunque, insomma, anche a me piace il cioccolato, mi piace fare i dolci. Sto cercando qualche altra foto, da farvi vedere, tipo crepe con mousse al cioccolato. E così, allora ho detto lo prendo, poi sì, magari l'idea potrebbe anche essere un regalo di Natale, come diceva Marina, però presumo che me lo terrò, perché insomma è interessante. Poi, la signora che vi dicevo che si libera dei suoi libri per far spazio mi ha portato questo, però è senza copertina, è di Emily Grayson, Notte di stelle a Stone Point. Non so assolutamente di cosa parla, sono andata a vedere, la faccio vedere anche di qua, no, boh, vabbè. Sono andata a vedere anche su Anobi e mi sembra di aver visto 3 o stellina e mezza, però non ho voluto leggere più di tanto, così il titolo mi ispira e insomma me lo sono tenuta. Sempre regalato da questa signora, questo, che è di Benedetta Cibrario, lo Scurnuso. Edito Feltrinelli i narratori, il prezzo di copertina non si vede, forse o è 13 o è 10, ma è cancellato, non lo so. E, anche questo non so assolutamente di cosa parla, sono andata a vedere su Anobi e mi sembra di aver visto che insomma deve essere un buon libro, almeno per chi l'ha letto. Quindi per piacere, se qualcuno di voi ha letto questi due... Uno di questi due, tutti e due, di questi due libri qua che vi ho fatto vedere, questo e questo, Lo Scurnuso e Notte di stelle a Stone Point, se magari mi lascia scritto cosa ne pensa, insomma, io sarei contenta, mi fa piacere. Poi veniamo all'acquisto fatto su Bol. Allora, dovete sapere che io negli anni ho acquistato diverse volte su Bol e mi sono sempre trovata benissimo. È un sito affidabile, veloce, non posso dire niente. Questa volta ho fatto questo acquisto perché c'erano i libri al 50% e sinceramente, insomma... Miei libri nuovi al 50%, ne ho acquistati 4. Devo dire però che purtroppo due mi sono arrivati in pessime condizioni, uno in particolare in pessime condizioni. Devo dire anche che ho immediatamente scritto al sito della Bol e loro mi hanno già risposto che si scusano naturalmente. E hanno già messo in carico un altro ordine con i due titoli di cui io mi sono lamentata e che me li spediranno a costo zero. Quindi, insomma, se è così, io non posso far altro che essere contenta e vi terrò aggiornati su questa cosa qui perché mi hanno scritto oggi pomeriggio. Quindi, e anche perché, insomma, mi sono arrivati ieri, quindi, insomma, hanno risposto presto. Adesso vi faccio vedere che cosa ho ordinato e in che condizioni mi sono arrivate. Allora, mi sono arrivati. Il primo libro è questo, La storia di un matrimonio di Andrea Sean Greer. Ne avevo sentito parlare e quindi quando l'ho visto al 50%, insomma, edito dagli Adelphi. Però purtroppo, adesso io non so se riesco a farvi vedere, perché mi è arrivato rotto, tagliato. Non so se lo vedete. Adesso io provo a piegare un po' la copertina. Lo vedete che c'è un taglio qui? Non so se... Ecco, forse così si vede. Lo vedete? Ecco, così. Mi è arrivato tagliato. E anche la pagina qui è segnata, non tagliata, ma segnata, e così anche questa. Quindi... Un po' di orecchia, insomma, io capisco che è 50%, però si tratta di 50% su un libro nuovo, quindi io mi aspetto che se anche, cioè, essendo nuovo, deve essere in ottime condizioni, perché altrimenti lo compro sul libraccio 50% e se mi arriva così, mi ciuccio il calzino.
Si può dire mi ciuccio il calzino? Vabbè, mi ciuccio il calzino e me lo tengo, però questo stiamo parlando di libri comprati su un sito che vende non usato e quindi insomma. Però, ripeto, mi hanno già risposto e quindi mi sembra bene. L'altro libro è A Christmas Carol di Dickens e questo mi è arrivato, adesso farvelo vedere sarà quasi un'impresa impossibile, ecco forse si vede meglio, vedete che qua ha tutta una specie di orecchia, proviamo così, no non si vede, così lo vedete, ecco questa orecchia si ripercuote, si ripete per 8-10 pagine, anche forse di più del libro e in più la copertina è uguale e vale lo stesso discorso. Allora il prezzo di copertina è 10 euro. Che naturalmente non si vede, 10, l'ho pagato 5 e scusate che non vi ho detto il prezzo dell'altro, prezzo di copertina 18 euro, non ve lo faccio vedere perché non si vede, 9 euro. Questi due sono quelli più malandati, questo in particolare, cioè proprio mi scoccia, ecco, addirittura qua è un po' rotto, insomma, comunque dovrebbero rispedirmeli, quindi insomma, se è vero, se mantengono, non posso altro che dir bene. Ho ordinato poi, sempre per Natale, e penso che Vale, 7972 Vale, si metterà a ridere perché insomma, anche a me piace Natale, qualche libro mi ci scappa sempre. E se non sbaglio, questo libro lei ce l'ha, Un maglione per Natale. Di Glenn Beck, mi piace molto come è fatto dentro. Aspettate un attimo, ha anche qualche immagine tipo questa. E poi insomma, è bello. Qua ci sono altre immagini. È bella anche questa cornice. È bella la copertina. Prezzo di copertina. 15 euro, quindi pagato 7,50 euro. L'ultimo libro è Cuori imperfetti di Patrizia Varetto. È la prima volta che acquisto un libro di questa autrice. Ho letto la trama e mi è piaciuto. E quindi ho deciso di prenderlo. Se volete, vi leggo. Se volete, sto registrando, quindi insomma. Vi leggo la seconda di copertina. Carla ha 40 anni, ha occhi profondi che sanno scrutare nell'intimo chi ha di fronte, ma si fermano smarriti sui lineamenti acerbi di Alessandro, suo figlio, alle prese con una difficile adolescenza. Carla ha anche un lavoro che ama, fa il medico omeopata, un compagno che forse ama un po' meno, un ex marito scostante ed infine una madre, che non è sua madre. Scusate il cellulare. Sì, perché quando Carla aveva 4 anni, la sua mamma vera, tra virgolette, si è innamorata di un altro che ha abbandonato per sempre lei e suo padre, il quale dopo qualche tempo ha ritrovato l'amore con Marta, una donna speciale che ben presto ha saputo conquistare anche il cuore di Carla, diventando per lei una figura materna, un'amica, una guida insostituibile. Ma su di loro c'è sempre stata un'ombra. Marta era sposata con un altro uomo, aveva un figlio e non li ha mai lasciati. Il tempo è passato e ha visto Marta diventare, scusate, ha visto Marta divertirsi tra il rapporto. Non è divertirsi, ma è dividersi. Scusate, ma ha visto Marta dividersi tra il rapporto doloroso con suo figlio Luca, che ha attraversato l'esperienza della droga e ne è uscito sempre più chiuso e arrabbiato, e quello più profondo e tenero con Carla. Quando, dopo una lunga malattia, Marta muore, lascia a Luca una lettera nella quale, per la prima volta, gli confessa la sua segreta esistenza parallela. E affida a lui e a Carla l'eredità d'affetto e il compito non facile di scoprirsi fratelli. Questo è solo il primo degli incroci del destino che attendono Luca, Carla e l'adolescente Alessandro. La rabbia, la sfiducia e il disamore sembrano portarli, all'opposto del desiderio di Marta, molto lontani l'una dall'altra, sopraffatti da quella sofferenza silenziosa che paradossalmente
Le brulicanti città contemporanee possono amplificare, ma proprio attraverso una Torino inquieta, a tratti violenta e tragica, come il fuoco che divora gli operai delle acciaierie Thyssen, a tratti bellissima e scintillante, come il Po visto dalle colline, per vie imprevedibili, Carla, Luca e Alessandro riusciranno a trovare un sentiero per uscire dalla loro solitudine. E poi, vabbè, è il romanzo di esordio di questa autrice, Cuori imperfetti, di Patrizia Varetto. Mi ispirava, io poi a Torino sono stata un po' di mesi fa e mi è piaciuta tantissimo, spero di tornarci, e poi comunque insomma la trama mi piaceva molto. Non so se vi ho detto il prezzo di copertina, 18 euro, quindi l'ho pagato 9 in copertina rigida, edito dalla Mondadori. Questo è la fine del mio video, sempre un po' confusionario. Se avete sentito degli urli, sono i miei figli che giocano con un amichetto in camera e quindi non posso fare altro, ma se aspetto ancora di registrare, facciamo notte e viene l'anno prossimo. Ho fatto un ordine anche sul libraccio che mi pare, forse vi ho detto nel video del book crossing. Non mi è ancora arrivato, sapete che il libraccio è più lungo perché deve reperire i libri e così. Quindi, quando sarà arrivato farò un video anche su quello. Ho quasi finito il libro che sto leggendo, anche se purtroppo per gli impegni vari io non posso essere veloce come vorrei e mi sta piacendo veramente tanto tanto, quindi non vedo l'ora di continuare a leggerlo, anzi se riesco adesso leggo un altri 10 minuti. Scrivetemi qualcosa di questi libri, se li conoscete, se li avete letti, e così insomma io vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato. Ciao!